Bella B! Bella G! Oggi per la serie In My Swing analizzeremo lo swing di Pata. Ancora. Che cos'è In My Swing? In My Swing è questo nostro formato in cui proveremo a trovare dei pregi e dei difetti, delle caratteristiche negli swing dei nostri amici. Oggi proveremo a guardare con Pata due particolari zone del campo. L'area di partenza in cui tira il drive a bomba, porca, dritto come un fuso, e un'altra zona invece di, diciamo, gioco un po' più corto, un po' più di polpastrello. Allora, le caratteristiche che definiscono il giocatore Pata. Io ti posso dire un solo termine e già abbiamo detto tutto. Irruento. Mi autodefinisco così ormai. Pata è irruento nel fare lo swing, nel fare la routine, nell'arrivare al club. Arriva al club soprattutto con irruenza. Si presenta ai compagni di gioco con irruenza. È così, ma è il suo marchio di fabbrica. Mette la palla sul tee con irruenza. È fatto così. E questo se lo porta anche dentro al suo swing. Quindi lo swing molto nervoso, con cambi di direzione molto bruschi, e un tipo di swing che comunque ha dei vantaggi. Questo essere irruento ha un ottimo vantaggio sulla possibilità di creare distanza, vedi, soprattutto con i colpi lunghi. E questo non è un difetto, anzi è un grosso pregio. Certo. È un grosso pregio perché gli può permettere di raggiungere il green con un ferro corto quando magari altri giocatori hanno bisogno di un ferro lungo, gli permette di poter tirare il drive relativamente lontano, quindi è una cosa da sfruttare, non da annientare completamente. Solo che cosa succede? Quando cominci ad andare così tanto sul limite alto delle tue potenzialità, il rischio diventa che fai fatica a gestirlo, e quindi escono tutta una serie di piccoli e grandi difetti intrinsechi che ancora non sono stati messi a posto. E noi sappiamo, Benny, che praticamente ci passi tutta la vita a cercare di mettere a posto i piccoli e grandi problemi dello swing, giusto? Assolutamente. E cosa porta l'essere così, vedi, violento, nervoso nello swing di Pata? Semplicemente ha due grossi, chiamiamoli, difetti standard. Uno è che si fa fatica a coordinare tutte le varie parti del corpo. E la seconda cosa è che le varie parti del corpo non sono abbastanza rilassate da potersi muovere nella maniera giusta. Principali difetti dentro lo swing di Pata? Abbiamo sicuramente un corpo che fa fatica a ruotare rimanendo perfettamente in asse, ma si va a creare un movimento basculante di questo tipo qua. Perché quindi, quando cerchi velocità, è più veloce muovere i grandi muscoli che non fare tutta la rotazione. Sì, più veloce fare movimento saltellante a destra e a sinistra che non andare a ruotare il corpo ed eseguire una sequenza più precisa. Questo porta a problemi a volte di impatto. Quindi quando Pata sbaglia perché fa fatica a colpire bene la palla, non tanto perché la tira clamorosamente storta o cose del genere, ma ogni tanto riparte questi colpi matti che la prende sul tacco, sulla suola. Se avete visto il rat trap, sapete che appena va oltre il limite, cioè finché riesci a giocare tranquillamente sul tuo livello medio-alto, perché tu non riesci ad andare veramente piano, però medio-alto funziona. Quando vai sull'alto barra altissimo, cioè quasi fuori giri, perché magari richiedi una performance anche proprio soltanto psicologicamente, diventa un problema. E quindi escono i vari problemi, tra cui principalmente quello di quasi mancare la palla, perché tutto quello sway, quel movimento di non rotazione ma di traslazione, diventa poi problematico per recuperare la palla da terra. E la seconda cosa è che le braccia, le mani, eccetera, non sono abbastanza rilassate, abbastanza fluide da permettere un rilascio naturale del bastone sulla pallina, e quindi i tuoi polsi sono relativamente molto bloccati, molto rigidi, sì, al punto che soprattutto tempo fa il tuo bastone si presentava sempre apertissimo, sì, sulla palla, come staccava da lì, faccia aperta, slice-oni
senza mai far ritorno alla palla. Adesso questa cosa è stata migliorata tanto, perché molto migliorata, infatti direi che è quasi un fattore positivo. Cioè, una volta che le mani riescono a stare abbastanza sotto controllo, basta solo insegnare alle mani dov'è il dritto, e a quel punto lì la palla tendenzialmente ormai ti vola, diciamo, quasi senza effetti. Quindi prima era assolutamente un giocatore slice, adesso è un giocatore abbastanza neutrale, né sliceatore né ghiacciatore. La domanda che può essere banale, vai, è riportare sempre per cercare quel tipo di movimento delle mani, eccetera, così il campo pratica è semplicemente è una roba perfetta. Però se sai cosa devi fare. Se sai cosa devi fare, ecco, sì, è quello lì che volevo arrivare. E partendo dal presupposto che è sempre un maestro o qualcuno che ti deve portare a quel livello di conoscenza, a riuscire ad assimilare quello che è il movimento, ok? Quanto invece è deleterio, perché è quello che facevo io, quindi a questo punto capire, poi non avere poi paura di usare quel tipo di bastone, di fare quel tipo di colpo, e non a quel punto anche rischiare di non praticarlo più. Perché poi arrivi a un certo punto, sì, abbiamo visto col drive, che non lo pratichi più. E secondo me è lì il primo sbaglio. Il problema sta proprio qui. Cioè, il tuo istinto ti dice una cosa. Il tuo istinto dice: mi metto sulla palla e gli tiro una sassata più forte possibile. Sì, anche quando non lo pensi. Anche quando non lo pensi, quello, esatto. Sì. Il tuo allenamento deve essere imparare a riconoscere fino a quanto puoi lasciare libero l'istinto di sganciare la palla e riconoscere invece qual è il limite oltre il quale, se inizia ad andare, potrebbero subentrare i problemi. Una volta che riconosci quel punto lì, che è una linea molto sottile, perché poi se iniziamo a dare troppo sotto chiaramente tira la palla dappertutto, si fuori il ritmo completo, ma quando trovi il punto di ritmo ideale, a quel punto lì automaticamente prenderai fiducia, perché la palla inizia a partirti perfetta come un ago. Vai, faccio un altro drive. Faccio un colpo dritto dici come un ago. Dici che questo è il momento giusto? Potrebbe essere il giusto momento in cui ho perso il ritmo dei primi tre e ne ritrovo uno giusto. No, principalmente adesso... Ciao, bella G! Adesso quello che voglio che tu provi a fare è di immaginare una gara dove sei sotto pressione, devi prendere la pista, ma non puoi scalare. Quindi non puoi prendere un legno, un ibrido, un ferro. Devo tirare il devi drive. Devi giocare il drive. Perché cosa mi passa per la testa? Esatto, perché poi adesso vi dico una cosa che è tanto curiosa quanto intuitiva una volta spiegata. E vedi? Ok, ti sei un po' bloccato, è uscito fuori l'errore di una volta. Mani un po' ferme, faccia un po' aperta. Perché? Perché succede una cosa, e io te l'ho un po' tirata fuori chiaramente apposta. Cos'è successo? Io ti ho chiesto, tirami una palla per forza dritta, ok? E ti ho detto, ti ho richiamato il vai piano. Sì. Errore sì. Madornale. Sì, 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 sì. Cioè, ricordiamoci questo, siamo delle macchine da corsa che vengono buttate su un percorso, perché questo è quello che facciamo. Noi cerchiamo di portare la nostra macchina da corsa, cioè il nostro swing, il nostro gioco, al massimo delle potenzialità per cercare di fare il minor tempo possibile sul giro, ok? Sì, e qui sta. È uguale, cerchiamo di fare minori colpi possibili sul giro. Tu chiederesti mai a una macchina da corsa? Sì, però vai piano e metti subito la quarta, perché sennò poi c'è troppa potenza. No! Noi dobbiamo imparare a gestire il fatto di essere nella parte medio-alta del nostro regime di rotazione. Il problema qual è? È che dobbiamo riuscire a capire quando arrivano le curve, ok? No, che sono i colpi quelli più difficili, ok? Come fare a gestirli senza andare in burnout, cioè uscire dalla curva. Questo è quello che va fatto. E cosa succede? Che anche un giocatore molto ben seguito, ma ancora all'inizio, cosa fa? Quando gli chiedi vai piano, cioè prendi la pista, cerca di andare piano. A quel punto vai fuori ritmo e allora tanto vale che ti provi a tirar forte. No, la questione è proprio quella. Io ti dico vai piano, non girare. Esatto. Cioè, perché a un certo punto uno dice ok, sto andando piano, però arriva la curva e sto andando piano e non giri. Infatti, quindi cosa fa? Non si muovono le mani. In ritmo. Sì. Per quello che anche in allenamento dobbiamo imparare a riconoscere
il nostro ritmo. Quindi adesso ti provo a far fare un'altra cosa più divertente. Allora, adesso mi prendi una bella palla, ti metti, fai la tua routine, sempre cercando di pensare a quello che vorresti, ovvero prendere la pista, ma cerca di girare al massimo della tua velocità che senti di poter gestire per tirarmi una palla forte, ma ragionata. Questo è un esercizio che in campo pratica non si fa mai. Perché in campo pratica stai lì a cercare di tirare ste palle moscerelle, mezze, piano, magari alla fine la riesci anche a buttare, però sei scomodo, poi arrivi in campo e guarda caso mai una volta che tiri un colpo così. Perché? Perché non ha senso. È come l'esempio di prima, andresti mai in pista girando a due all'ora con la Ferrari? No. Quindi noi siamo la nostra Ferrari, il massimo che ci ha dato madre natura, portiamo a casa il massimo. Quindi dagli una bella crocca, ma ragionevole, cioè devi cominciare a inserire all'interno della tua routine il fatto di sentire, che ne so, nel tuo caso, che si girano bene le spalle, uno dei problemi girare che... le spalle senza ancheggiare di lato, e lasciare morbide le mani e le braccia. E vedi che alla fine... è venuto fuori il problema solito, quello di non sei riuscito a colpire la palla esattamente nel centro del bastone, l'hai preso un po' nella parte bassa, ma il risultato è che sei dritto e quindi è giocabile. Una volta che cominci a tirare colpi così, piano piano trovi anche il centro del bastone, allora sì che tutto funziona meglio. Non so se sei d'accordo. Perché poi non so rallentando alle volte anche, cioè anche per... quando poi ti concedi, cioè, no, rallenta, arrivi all'apice che perdi tutto il resto del controllo, cioè del controllo mentale di quello che stai facendo. Per questo e poi ti c'è una castrazione psicologica, cioè, sì, non ma dai, andare. Ma soprattutto giocatori come te, irruenti, io ti capisco perché sono più peggio. Avete uno swing su alcuni aspetti suave. Molto simili. abbiamo uno swing abbastanza similare e anche il modo di pensare molto similare, cioè... tra un mezzo colpetto e un dagli forte, se possiamo, è un dagli forte. Cioè, infatti, okay. Visto ma va bene, l'importante è conoscersi. Ci sono giocatori che sono esattamente all'opposto, va benissimo che invece tirino sempre colpi mezzi appoggiati e non facciano mai uno swing al 100%. Siamo tutti diversi. Il bello è che non tutte le cose che per una persona sono errori, per un'altra lo diventino per forza, perché magari diventano dei pregi o dei un po' il marchio di fabbrica. Se la peculiarità te la tieni e funziona. Andiamo a vedere anche qualche colpetto un po' più di polpastrello, qualche colpetto al green, eh? Direi. Ok. Vola. 129 metri, che è esattamente quello che dovrei al millimetro quello che dovrei o vorrei fare con il ferro 9. Sì. Abbiamo fatto tutti i test con il Trackman e la media del ferro 9 è 129, per quello è venuto fare anche nel Ratrap, fa ridere, ma è 129. Cosa succede quando un giocatore come te, con le caratteristiche che abbiamo di cui abbiamo parlato finora, passa dal dover fare tanta distanza a dover fare un colpo più di precisione, dove troppo lungo è sbagliato come troppo corto? Allora, è molto semplice. Prima di tutto, una delle cose che prima era qualcosa che ti dava un problema, ovvero l'essere un po' rigido e avere le mani, i polsi tutti fermi, faccio un colpo, i braccia, i polsi tutti un po' bloccati, qui in realtà diventa un modo per togliere variabili e avere un colpo più regolare e più dritto. Infatti questa è andata in asta. Un'altra palla che va lì verso l'asta. Perfetto, altezza asta leggermente a sinistra. Uno dei problemi che di solito avevi sui ferri, sui bastoni medio-lunghi, quindi il drive, il legno, che è quello del stando bloccato spesso mi arriva la faccia aperta, qui invece lo riesce a gestire perché la leva diventa più corta, sì, ed è un po' più semplice colpire la palla. Ma ti dirò un'altra cosa, uno dei tuoi problemi, dammi un attimo il... questo me lo tengo io. Uno dei tuoi problemi... Io tiro a raffico. Sì, esatto, perché la vena si chiude dentro. Uno dei tuoi problemi, che è quello di non riuscire a fare tanta rotazione, ma fare un pochino di sway, no? Di spostamento? Sì, traslazione, un pochino
il no, tu non c'hai. Un pochino, per poi ritornare così. In realtà rimane un errore in valore assoluto, ma su un tipo di colpo come questo, l'unico effetto, se pensi di avere anche tutta questa parte un po' più ferma, al massimo è che ti ribalti leggermente, hai un angolo d'attacco abbastanza importante, ma che comincia a prendere magari qualcosina prima, quindi al peggio ti capita una mezza flappetta, sai, quel colpo un po' fat. Sì, infatti, vedi, il primo era un po' fat, il secondo la palla era in linea, già un po' meglio. Però sono tutte cose che per il tuo livello di gioco attuale e per il livello di gioco a cui puoi ambire nel medio periodo non ti danno grossi problemi. E tutta quella irruenza, dato che qui sai perfettamente che la misura è giusta per le tue caratteristiche, quindi ti permette di girare, come si diceva prima, non al 100%, ma neanche al 70-80, cioè neanche sei molto vicino, sei molto vicino al tuo massimo senza dover cercare di esagerare, che poi tante volte uno esagera, ma in realtà non va più piano. Forse una cosa che aiuta tanto, e che ha aiutato me tanto, secondo me aiuterebbe un po', poi mi esprimo così, ma è che avere le misure nei ferri è più facile. Ah, certo. Avere le distanze, sì, la media, certo. La media, la dispersione. E quindi bene o male tu sai che quel colpo là lo fai, e quando lo fai bene o male 5 metri in più, 10 metri in più, 5 metri in più, cioè nel senso, sì, a poi, seconda del livello tipo, di gioco, sì, sì, si assottiglia, si assottiglia, sì, ovviamente è il gap, però diversamente da un drive tirato dal tee, soprattutto in un momento della tua carriera tra virgolette golfistica, certo, in cui non sei proprio così, sai, bene o male sai che quando il ferro lo prendi ti fa quella distanza là, esatto, quindi sei anche più confident, cioè nel senso, esatto, la tiri anche un po' più. Uno dei problemi quindi che fondamentalmente un giocatore come te ha è quello di arrivare qui, sì, cioè sì, tu devi riuscire a gestire, no, devi riuscire a gestire i cavalli e l'irruenza, perché poi attenzione, adesso tu hai un'irruenza, cioè quindi sei molto scattoso, ma sei anche discretamente veloce, ma non significa che gli irruenti sono tutti veloci, eh? Io conosco tantissimi giocatori che scattano, però sono anche lenti, sì, quindi sì, ci può stare. Non è, cioè sono due cose che non vanno per forza a braccetto. Nel tuo caso la fortuna è quella di poterti abbassare un filino di livello per riuscire a gestire la parte del gioco che ti porta fino a, diciamo, sotto i 150 metri nel tuo caso, che è un ferro 7/6, sì, e a quel punto dal 7 in giù puoi bene fare male, questi colpi qui ce l'hai, sì, gioco corto non giochi male, i putt non patti malissimo, ogni tanto vai un po' fuori però no, però tendenzialmente sei un giocatore aggressivo che gioca bene, vai, facci un altro colpo. Quindi quando arrivi qui tutta quell'irruenza non è più un problema, e il tuo modo di colpire la palla ed è andata un po' ad però io la sento che La senti che è bella piena, no? Certo, perché tutto quello che prima erano un po' tanti piccoli pezzi che col drive in legno non ti permettevano di avere il miglior risultato possibile, qua in realtà diventano dei pregi, perché qui se invece dovessi cominciare a usare eccessivamente mani, polsi e quant'altro, aggiungeresti variabili. È più difficile da coordinare tante cose, che non meno cose, che già alla fine vanno veloci, anche perché 129 metri col ferro 9 è già un'ottima distanza. Tanta roba! E voi? Che cosa ne pensate dello swing di Pata, del modo di giocare di Pata? Andatevi a rivedere il Rat Trap principalmente, ma anche il video Hello Pata, dove ha cominciato a giocare fondamentalmente sotto i riflettori della nostra sì, camera. I riflettori. I riflettori della nostra camera. E qui sotto, nei commenti, e ci sta. Scemo. Per esempio adesso stavamo giocando insieme, giochiamo insieme, invece alla fine comunque mi fai la correzione dello switch, cioè la correzione, l'analisi. Ce l'hai il laser? Sta là, l'ho ritrovato. Vedi, ho un ritmo totalmente diverso con i ferri, incredibile.